cioè votare il voto di preferenza, voti chi, una persona della quale hai fiducia che ti rappresenti in Parlamento. Non abbiamo avuto il voto di fiducia, nessuno ha votato una persona, abbiamo votato delle coalizioni. Quindi io ho fatto scrivere una lettera alla Commissione per i diritti dell'Unione Europea dicendo: ma sono state valide le elezioni che abbiamo fatto qui senza il voto di preferenza? E beh, mi hanno dato ragione, hanno detto di no, senza il voto di preferenza non c'è la scelta del popolo, il famoso popolo sovrano. E allora oggi in Parlamento abbiamo 1000 parlamentari che non sono stati eletti dai cittadini, sono stati nominati da 5 segretari di partito. E che cos'è? Un governo abusivo, antidemocratico e anticostituzionale. E allora che cosa dobbiamo fare? Abbiamo votato sempre il meno peggio del meno peggio del meno peggio del meno peggio! Mi devo fare male. E allora cosa dobbiamo fare? Il movimento tira fuori delle idee. C'era già, non ho creato niente, ci ho messo la faccia un po' per dare visibilità, ma c'era in rete. Allora, movimenti con le idee, 5 Stelle, l'acqua, l'energia, i rifiuti, la mobilità, zero cemento, zero rifiuti, il wifi libero e gratuito, l'accesso alla rete per diritto di nascita. Abbiamo tutte queste idee, il car sharing, il bike sharing, il muoversi il meno possibile, il telelavoro. Non sanno neanche di che cosa parlano questa gente, non sanno di che cosa parliamo. Quando vedi questa gente qui promuove il lavoro, il lavoro, il lavoro. Allora bisogna prima di tutto fare un'analisi qua, perché se nessuno vi dice le cose, e allora non riusciamo a capire in che situazione ci troviamo, Dio mio. Stanno già facendo le stesse cose che facevano prima della crisi, come se non fosse successo niente. Falliscono gli stati e le banche fanno i soldi, ma vi sembra un'economia normale? Falliscono gli stati, non è mai successo. Gli stati, l'Islanda per esempio, l'Islanda, andavi a controllare 6 mesi fa i dati OCSE, era la prima nazione per reddito pro capite e qualità della vita del mondo, facevano l'idrogeno col geotermico, erano avanti 20 anni rispetto al mondo. L'Islanda è fallita perché due banche, un inglese e un olandese, due banche private, li hanno riempiti di derivati, hanno fatto speculazioni, questi cazzo di governanti che ci sono, teste di cazzo in tutto il mondo, e ha fatto fallire uno Stato. Se avessero avuto un Presidente della Repubblica, gli islandesi come il nostro, avrebbe firmato delle cazzate. Invece non ha firmato niente, il Presidente della Repubblica islandese ha detto: volete il rimborso di questi soldi? Io non posso obbligare i miei cittadini a darlo, faranno un referendum e decideranno loro. Hanno fatto un referendum e non gli hanno dato una lira a due banche private. Bene, non entreranno nell'Europa, faranno dei sacrifici, ma l'hanno deciso i cittadini. E noi che cosa facciamo? Parliamo della Grecia, la Grecia, è fallita la Grecia, bene, è fallita la Grecia, è fallita. Noi abbiamo 4 volte il debito della Grecia. E tutti gli economisti ci dicono: guardate che il problema dell'Unione Europea non è la Grecia, è l'Italia. L'Italia, abbiamo un debito di 1.800 miliardi. 1.800. Aumenta ogni giorno e mezzo aumenta di 1.500 miliardi di interessi. 1.500 miliardi di interessi ogni giorno e mezzo. Dove andiamo? Le entrate sono diminuite del 4%, il lavoro non c'è quasi più. Le spese stanno aumentando, i costi stanno aumentando dell'energia, dei trasporti, delle autostrade, della benzina, di qualsiasi cosa. Dove andiamo? Quando il debito aumenta così, arriva un punto, sapete cosa succede? Succede che si sfilano qualsiasi rapporto tra le persone e comincia il grande casino per le strade. E sta già cominciando. E questo allora bisogna dirlo. Bisogna dirlo, perché noi siamo a questo rischio e loro continuano ad andare così. Il peggio è passato, sui giornali ancora, il peggio è passato. E ti dicono i catastrofisti, ma guardate che c'è il tunnel, si comincia a intravedere una lucina in fondo al tunnel. È un rapido che ti sta venendo in faccia, testa di cazzo.